L'iniziativa della lettura pubblica di un testo classico ad opera degli studenti dei licei cittadini è nata nel 2019 da una proposta del Festival Européen Latin Grec di Lione, quella di far leggere pubblicamente agli studenti liceali un testo classico. Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, insieme all'Associazione Italiana di Cultura Classica, ha raccolto questa proposta e ne ha fatto un'occasione unica. L'occasione per generare una circolazione positiva di idee, di energie e di contenuti tra scuola e università. Nel 2019 abbiamo cominciato, come per scommessa, a realizzare una lettura di classici che attraverso le voci dei giovani potesse coinvolgere il largo pubblico della nostra città. E gli studenti dei due licei classici cittadini, Minghetti e Galvani, e dell'Università di Bologna hanno curato e allestito con grande impegno e buoni risultati una prima lettura pubblica dell'Iliade di Omero. Il progetto ha riscosso da subito l'interesse di diversi attori culturali che si sono resi protagonisti attivi. Anzitutto il Comune di Bologna, con il Patto per la Lettura, quindi il cluster internazionale The Past for the Present, nonché le Università di Varsavia e di Monaco. Poi, tra il 2020 e il 2021, la pandemia ha imposto una pausa forzata anche alla lettura pubblica. Nel 2022, vista la precedente esperienza positiva, abbiamo voluto riprendere quella scommessa con una nuova lettura pubblica, necessariamente online allora. La scelta del testo è venuta quasi spontanea e si tratta dell'Edipo Re di Sofocle, che è una tragedia che si apre su una città sconvolta da una terribile epidemia che fa emergere e addirittura esplodere problemi esistenti, ma fino allora ignorati. E così, grazie all'ampio successo di pubblico, alla tenacia di insegnanti e studenti, abbiamo voluto riprendere nuovamente questa esperienza e desideriamo che non rimanga un evento isolato, ma diventi un appuntamento annuale, una consuetudine condivisa con tutta la comunità a cui si rivolge. La lettura pubblica nasce per trasmettere ai più giovani la consapevolezza che i testi classici sono voci in grado di interpellarci come cittadine e cittadini dell'oggi e soprattutto del domani. Confrontarci con gli autori antichi significa offrire spunti di riflessione sui temi che attraversano il mondo in cui viviamo e che interessano la costruzione del mondo futuro. In altre parole, sono un patrimonio di cui farsi mediatori nei confronti della cittadinanza. Tutto il lavoro parte dalla traduzione del testo antico scelto ogni anno per la lettura. Sono gli studenti liceali ad elaborare la propria traduzione, che sarà poi discussa e corretta insieme. Noi studenti universitari affianchiamo gli insegnanti di liceo nel seguire questo lavoro e ci occupiamo direttamente degli incontri di correzione e di spiegazione. In preparazione alla lettura pubblica sono previste alcune lezioni di approfondimento sull'opera antica scelta, a cura di studiosi esperti di quell'autore e di quel testo, rivolte in particolare ai giovanissimi traduttori, ma aperte a tutti gli interessati e occasione di aggiornamento per gli insegnanti. La parola lettura potrebbe apparire riduttiva. Quella che viene proposta al pubblico è in realtà una lettura creativa, potremmo quasi dire una traduzione multimediale. La traduzione verbale del testo antico è corredata di immagini,
di musiche, di contaminazioni, allo scopo di condividere con la cittadinanza il messaggio che noi stessi abbiamo trovato nelle parole dei classici, in tutta la loro ricchezza. La scelta delle musiche che accompagnano la lettura è una parte molto importante della restituzione del testo antico. Come le immagini, esse completano la traduzione e fungono, se così si può dire, da cassa di risonanza dei molti messaggi custoditi nel testo classico. Ad eseguire le musiche sono studentesse e studenti di liceo, che in questo modo mettono le proprie competenze musicali al servizio di una ricerca di significato collettiva. La lettura è eseguita non da attori professionisti, ma da noi, studentesse e studenti di liceo, che siamo quindi chiamati, prima di tutto, a tradurre e poi anche a dare voce alle parole degli autori classici che abbiamo tradotto. È un modo per restituire alla collettività quel patrimonio di cultura che noi stessi riceviamo dalle scuole e dalle università. La lettura pubblica dei classici dimostra che la scuola è un luogo in cui si impara a dare e a dire qualcosa al contesto in cui si vive. Scuola e università devono cooperare al fine comune di formare cittadine e cittadini capaci di affrontare il presente e di costruire un futuro migliore, facendosi aiutare dai grandi del teatro, della parola e del pensiero ad acquisire gli strumenti per capire e affrontare la realtà umana, quella antica come quella di oggi.